fare un tipo di concatenazione particolarmente lunga che soprattutto quelli che seguono anche il corso di leadership riconosceranno. Matteo viene con un calcio frontale, colpo, colpisco, difendo e vado a colpire, rientra con un pugno, doppia parata, scambio, da qui scorro e atterro. Chi fa anche il corso di Tai Chi riconoscerà questo. Troviamo sia nella forma 16, nella forma 40, ma anche nelle varianti. Tai Chi applicato alla difesa personale. Prendiamo in esame il passaggio del gallo d'oro che sta su una zampa sola. Lui mi attacca con un pugno. Lui mi attacca con un calcio basso. Vediamo un paio di interrelazioni tra il Tai Chi e l'Aikido e cerchiamo di andare a analizzare alcuni, a rivedere alcuni dei principi che accomunano queste due discipline. Lui mi attacca con un pugno. Questa volta mi attacca con un jab. Paro, colpisco da qui. Prendo la sfera, ma faccio un kaiten dell'Aikido. Continuiamo la nostra analisi, la nostra comparazione tra le tecniche del Tai Chi e le tecniche dell'Aikido, lavorando sul movimento della carezzare la criniera del cavallo e del prendere la sfera che abbiamo visto stasera. Lui mi attacca con un calcio frontale, io prendo, lo porto via. Applichiamo adesso il principio della sfera, come abbiamo visto prima, anche su una difesa da calcio circolare, nuova scegliere di un attacca, io entro. Anche nel movimento d'apertura, anche nella forma numero 8, proprio la prima forma di base dello stile Yang, ci sono delle applicazioni assimilabili alle tecniche del nostro Aikido. Lui viene con un attacco di pugno, esco, nel grappolo. Un'altra applicazione del movimento di partenza, anche nella forma 8, la possiamo trovare, non so, sul tentativo di presa alla gola, un attacca e un blocco. Andiamo ad applicare all'Aikido un altro passaggio per il Tai Chi nel dettaglio, la posizione del gallo d'oro su una zampa sola, sempre ripresa dalla forma 8 dello stile Yang. Lui mi attacca con un calcio frontale, magari, difendo, schiaccio. Un'altra applicazione di tecniche del Tai Chi che si possono poi riutilizzare anche nell'Aikido, la possiamo trovare un'applicazione per l'appunto del movimento spazzalino alle nuvole. Lui mi attacca con una combinazione di due pugni viso addome, blocco, blocco, da qui ruotando. Un'altra applicazione, sempre per lo spazzare via le nuvole, la troviamo su una difesa da Damaghe di calcio frontale, lui mi attacca. Stessa cosa la possiamo trovare su un Mawashi di calcio circolare, lui mi attacca. Faccio passare. Andando ad analizzare anche il movimento finale di chiusura della forma, afferrare la coda del basso, ci troviamo, se guardiamo bene, più o meno con cosa che esce dal chilo. Lui mi attacca con un pugno, entro. Anche nella chiusura della forma possiamo trovare un'altra difesa riconducibile al chilo. Qui ad esempio mi attacca con un calcio laterale, lo copierei, lo assorbo.